E sta costando di tutto preoccupare, stava cifra. Ebbene, mancavano solo pochi giorni alla festa ormai rinviata, non se la fa più, c'erano i soldi, quando dall'Argentina arrivarono tantissime lettere con le offerte. I nostri compaesani, terra straniera, erano stati molto generosi e grazie a loro che si riuscì a fare una delle più belle feste per San Costanzo. E questo non sto raccontando di 3.000 anni fa. Giovanni è una persona di termini che è morto da una ventina d'anni, non di più, penso. Quindi io l'ho conosciuto. Sono fatti che lui ha raccontato e che hanno raccontato anche gli altri. Allora, che cosa succede? Per devozione, sempre per devozione, perciò stasera quando vedevo la pioggia ho detto questo è San Costanzo. Per devozione, il popolo di Termini era solito implorare grazie al santo, soprattutto per le piogge, poi te lo dico. Implorare la grazia a questo santo a cui venivano offerti monili d'oro che in occasione della festa venivano messi su un cuscino posto sotto la fibula che conserva ancora un frammento osseo del suo ginocchio, dicono questo, dicono che sia ginocchio. Ancora oggi la festa di San Costanzo, che si celebra nel mese di luglio, viene seguita con grande devozione dai fedeli, che cercano di leggere sul suo viso tristi e felici presagi. Guardano la faccia di San Costanzo, è triste, che cosa guarda qua. Oppure no, San Costanzo è qui, io le sento, Stefano. Ancora oggi, qualche anziano, ancora oggi le dice, Marisa, gli agnelli. Per anni abbiamo sentito dire dai nostri nonni, Elia è un santo miracoloso, è un vecchio d'oro, a Termini San Costanzo veniva chiamato Costanzo, aiutami, è un vecchio d'oro. Ebbene sì, pensate che nel 1963 una colata di fango si staccò dalle torri di Termini e stava per travolgere il paese di Merano. Ma come per miracolo la frana attraversò tutto il paese, fino a Marina del Cantone, io me lo ricordo. Oh, ricordo, senza fare né vittime né danni, passò attraverso le case sfiorandole appena. Si gridò al miracolo. Infatti, in quei giorni gli abitanti di Termini e Merano, uniti insieme nella preghiera, proprio nella chiesetta in cima al monte, in una raccolta processione sotto una pioggia incessante, di cui ho questo ricordo, io personalmente, si rivolsero a San Costanzo, che con il suo sguardo e la sua mano alzata riuscì a salvare il paese e tutti i suoi abitanti. Non ho finito, perché a proposito di questa frana, questo è il fatto, diciamo, storico, però ho raccolto un'altra storia di un altro anziano. Era il 17 febbraio 1963, quando si staccò questa valanga di fango, acqua e vino, insomma. Fu una frana, diciamo, di movimento franoso, di terra e acqua, non di massa, nella zona qui delle torri. E su questo opuscolo ho cercato di mettere anche una foto. Non è che si vede molto, però comunque. Allora, era il 13 febbraio 1963 quando in processione gli abitanti di Termini e Merano si recarono sul monte. Era la giornata invernale, Costanza dei ricordi, fredda e piovosa. Ma la cosa che più spaventava erano le forti raffiche di vento. Una volta in cima, tutto il corteo venne accolto nella chiesetta per pregare. Erano in tanti, stipati l'uno vicino all'altro. E a causa di questo temporale dovettero chiudere anche la porta. Ma il vento era così forte che Liberato Cacace, tuo padre, Maria, Liberatella, insieme a due forti giovani terminesi,
Facevano fatica a mantenere questa porta chiusa. Alla fine si concordò che forse era meglio non portare la statua all'esterno. Già lì, quando è caldo, c'è vento in cima. Figuratevi che io questo me lo ricordo bene, ero piccola, però mi ricordo questa giornata bruttissima di cattivo tempo. E quindi si decise di non portare la statua all'esterno, proprio per questo vento brutto, neanche per la pioggia, per il vento, che era anche pericoloso. Ma uno del comitato, il solito Giovanni Poglio, era sempre presente, Giovanna, da sempre devoto, si alzò dicendo. E allora si ascoltavano le persone anziane. La processione si farà, perché è stato così deciso. Porteremo il sangue dietro la cappella al lato di Nerano. E tanti terminesi se lo dico. Io mi ricordo la giornata brutta, ma questo non c'era, da sopra non c'era, ero troppo piccola. Tutti ascoltarono Giovanni e con un poca apprensione riuscirono ad aprire la porta. Non sono io che lo dico, sono state tante persone, giovani anche allora, che oggi sono anziani, ancora viventi, perché sto parlando del 63, ero nata già io. E quindi è un racconto non di una persona, di tante persone, per cui io dico bisogna credere in queste cose. Aprirono la porta e come per miracolo il vento si abbonì. Dalla frana si levò un boato. La frana implode su se stessa. Acqua, terra, fango. Cioè si fa... implode significa che avendo questo boato la frana rallenta e incomincia a rallentare e a deviare il suo corso. Passò tra le casette di Nerano. Pensate che l'unico danno che fece buttò giù il terrazzo mia zia, che l'avevo fino a pochi anni fa, l'ha rifatto così da poco. Passò attraverso le casette. Io ho dei bellissimi, io e lì abbiamo dei bellissimi filmati su questo, sia quella del 63 che quella del 73. Passò attraverso quello che noi oggi chiamiamo il rivolo di Nerano, senza fare danni. Il comitato di allora, i Masti Fes, Poglio Giovanni, i fratelli di Flecella, Poglio Giovanni e Poglio Salvatore, Cacace Antonio, Liborio e mio nonno, De Turris Giuseppe, per devozione fecero fare un quadro che rappresentava quel triste momento, quel triste giorno, il quadro che ancora oggi si trova nella cappella in cima al monte per devozione e sotto i nomi di queste quattro persone. Io ho anche una vecchia foto di quel periodo, una vecchia processione che ho cercato di me. Le foto mi ha aiutato Emilia comunque, che lui la coglie e io scrivo. Emilia dov'è? Ah, salva, sta in fondo. È arrivato, è arrivato. Quindi, è una delle memorie storiche anche di San Pietro. Tra 100 anni i giovani, spero, andranno bene via ad ascoltare le storie. Quando non ci sarei. Devo dire altre due cose, me le devi permettere. Non lo so, io vi scocciate probabilmente. Se vi scocciate io chiudo. Ma di sicuro farò altri nomi e cognomi. E ci faccio l'intriga di una. Mi rallegra il cuore, ma non per esibizionismo, perché no, non è questo. Mi rallegra il cuore perché io sono contenta quando, e la collega Maria Laura mi guarda, e lei lo sa, perché lavoriamo insieme a scuola, quando riesco a trasmettere ai miei alunni, alle persone che mi ascoltano, emozioni. Emozioni, ci devono emozionare queste cose. E allora sì, ma non perché, ecco, ripeto, per il successo che Maria protagonista non le tenga, non ne ho. Era il 1957, Pasquale Amitrano, e vi dico pure chi era Pasquale Amitrano, che voi ricordate qualcuno fino a una mia via, Pasquale Lamonte, lo dico ai terministi, altro devotissimo di San Costanzo.
decise di far restaurare a sua spese la statua del sangue, era un po' obsoleta, un po' rovinata, e quindi a sua spese decise di far restaurare la statua di San Costanzo, la quale venne portata a Napoli nei pressi di San Biagio degli Ebrei. Dopo alcuni mesi la statua ormai nuova ritornò al paese. Il popolo, appena seppe dell'arrivo del santo, si radunò in piazza. Era un'occasione, stanno parlando di 50, giusto i valesi, giusto i. Era una festa, ma Pasquale, Pasquale in Amendo, non voleva questo. Aveva programmato una festa diversa per l'arrivo del santo, voleva fare una sorpresa e quindi non voleva. Allora che fece? Un anziano di polso, decise di far fermare il camion che trasportava la statua al villaggio di casa, qua vicino, ci sono avuto da dire, fermatelo lì. E allora, solo verso mezzanotte, quando la gente è ormai stanca di aspettare la tornata a casa, il camion arriva in piazza, la piazza ormai deserta, la gente se ne rifugia. Quell'anno la nostra terra fu colpita dalla siccità, da mesi di siccità non erano pochi. Ma non appena il santo venne portato zitto zitto in chiesa, incominciò a piovere. Tanto forte che la gente uscì fuori dalle case in piena notte. Questa è una storia che si racconta, e perché se la ricorda, nel 57 non è tanto lontano. E chiuderò ancora. E non sono pochi i fatti, gli eventi fortunati, o vogliamo dire miracolosi, non aspetta a me, ammazzano. Fortunati, non sono pochi gli eventi fortunati a cui hanno assistito i nostri giovani soldati per i mesi in guerra, e che hanno visto in San Costanzo un protagonista, hanno visto in San Costanzo il loro protettore, colui che li ha riportati a casa sani e salvi, anche in condizioni drammatiche. E vi dirò l'ultimo episodio, se no me la cilenta. E parlo di Cataldo Catace, Catardiella e Catardola. Che durante, non lo so, Catardiella e Catardola, che è morto pochi anni fa, che durante un bombardamento alla nave su cui lui prestava servizio come cuoco, pensato un po', siamo in piena guerra, seconda guerra mondiale, credendosi ormai spacciato, invoca San Costanzo e gli dice: San Costanzo, sono morto, portami con te. La nave era ormai in fiamme e attraverso il fumo lui scorge sul mare la statua di San Costanzo e gli dice: ma così, ma avrei la recessione. È vero, Maria? Allora incomincia a sperare, Catardiella incomincia a sperare e dice: se San Costanzo è vicino a me, vuol dire che sono salva. E infatti si salvò. Riuscì miracolosamente a raggiungere, si salvò Roma, a raggiungere Creta. E Catardiella, questo era un altro rivolto di San Costanzo, e Catardiella, fino a che non ha chiuso gli occhi, ha raccontato sempre di questa devozione, di questa storia. Ho finito. Stop. Mari, grazie. Allora, va bene, finito, ce ne sarebbero altre. Spero un giorno di avere la possibilità di scrivere un libro su tutte queste storie, ma non solo su San Costanzo. Ecco, altre storie. Allora, chiudiamo questa serata con i versi di un estimatore di questa terra, che ha scritto un bellissimo libro, Cyril Land. Io mi piace chiamarla anche Cyril Land. Che terra delle sirene non piace? Cyril Land è Norman Douglas, che appunto ha scritto questo libro, da cui ho preso un pezzo che parla proprio del San Costanzo, e sulle note del maestro Pane, Antonio.
Ah, Enzo Becchio, la testa. Ti cambiamo uno, per male che andare 5 a distanza. Senti, eh? Allora, maestro, sulle tue note io andrò a... aveva male, non mandare. Beato il mortale che arriva sulla vetta del San Costanzo. In uno di quegli atti incantevoli in cui l'atmosfera sembra trasformata in una miriade di particelle sfavillanti, quasi fosse diventata polvere d'oro. Lo spettacolo che in quei momenti offre il Golfo di Napoli, con i contorni non definiti ma sfumati in una aureola lucente, non si dimentica facilmente. Lo spettacolo è raro e la sua gloria è effimera. Ai tuoi piedi non si estende solo la terra delle sirene, ma addirittura metà della Campania. E ovunque c'è il mare, che con la sua calma profonda costituisce la nota dominante di questa terra. La sua ampia distesa riflette lampi continui di vita luce che arriva fino a te e ti segue ovunque tu vada, come una melodia che tutto pervade. Non esiste persona che si può staccare tanto facilmente da scene e paesaggi come questi. Non ho finito. Ultima cosa, ho finito Norman Douglas. Dico solo che è proprio su questo, per riallacciarmi a tutto il discorso che ho fatto fino adesso, vi lascio un interrogativo. Professore, poi se lei vuole dare risposta, non è prerogativa dell'uomo civile sostare e riflettere davanti alle testimonianze del suo passato? Questo è sempre di Norman Douglas, manca a fare la posta. È una prerogativa dell'uomo civile. E infatti, ringraziandovi cortesemente, io ringrazio il nome dell'Arco Verde. La pazienza! No, penso che sia stata, non sia stata così pesante la serata. Per chiudere seriamente, per ringraziare gli amici di Termini non solo Carnevale che ci hanno permesso a noi dell'Arco Verde di partecipare, perché una delle nostre cose più importanti a cui noi veramente teniamo è quella di cercare di spiegare le radici del nostro territorio in una maniera un po' più leggera del solito. No? Quindi grazie anche a Raffaele, grazie a voi, abbiamo voluto costruire una serata dove il sacro e il profano stanno insieme. Ovviamente alcune persone rispondono alla narrazione, alle storie, Santo Costanzo, che è una parte viva di quello che fa comunità, e dall'altra parte anche avere delle domande e provare a trovare delle risposte può essere anche un incentivo a fare in modo che possiamo capire che le pietre che noi calpestiamo non sono solo pietre. Questa è la risposta che desidero dare a te, desidero dare a tutti, ma di voi ringraziare, non so solamente per cosa c'è adesso, quindi sei pregato di venire qui. Così lasciamo anche a Raffaele come l'ultima canzone che si è pregato di introdurre, mentre Anna Maria distribuisce il lavoro che ha fatto. Io ti ringrazio ancora, ringrazio soprattutto voi. Se avete delle domande voi le fate tranquillamente, io sono qua. Saluto tutti che ci succedono. Grazie a te, a Maria, a Raffaele, a Matteo Bello. È meglio che tu, Raffaele, a noi lo sapete, ricordo delle note della nostra voce.
Comunque adesso ci sarà un piccolo aperitivo preparato da noi della situazione del nostro carnevale con l'aiuto di Anna Maria che ci danno la mano nella sangria. Dopo il successo della sangria dello scorso anno non abbiamo ricaduta. Quindi non andare via.